L'accoglienza, grazie per l'invito a tutti voi. Sono molto felice di essere qui questa mattina perché purtroppo il Web 25 non vi ho potuti vedere perché ero fuori. Ero a Roma e mi hanno raccontato, insomma, che siete stati bravissimi. E sono contenta di essere qua perché ho la possibilità, è stata una seconda chance, insomma, la possibilità di vedervi in azione. Qualcuno di voi mi ha detto che è un po' nervoso, che è teso, e questo mi fa tanto piacere perché colgo ancora di più quanto importante è per voi, quanto avete reso questo momento un momento importante nel vostro percorso scolastico. Sarà molto breve perché non vedo l'ora di vedervi, però tengo a dirvi una cosa. Spesso siamo abituati a sentir parlare di questa violenza, no? Si fanno incontri a scuola o nelle parrocchie. Ci continuano a dire e a raccontare di situazioni, di esperienze di violenza, soprattutto sulle donne. Io sto, grazie all'esperienza con il CAV, sto incontrando ragazzi un po' più grandi di voi, delle scuole superiori. E con loro parlo di bullismo e di cyberbullismo. Sapete di che cos'è? Sì. A volte, molto spesso, i ragazzi mi rispondono quando chiedo se è un argomento che a loro può interessare in qualche modo, mi rispondono: ma no, io non sono né bullo e né vittima. E questo può essere l'errore che facciamo un po' tutti. Non considerarci interessati al tema. Proprio ieri sono stata a Roma per delle giornate di formazione. Si parlava, l'argomento era proprio la violenza nelle relazioni. Allora, la cosa che mi ha stupito è stato che il docente che aveva iniziato a farci lezione ha iniziato parlando del silenzio. Io, forse anche voi adesso pensate, ma che c'entra il silenzio con la violenza? Forse perché la vittima non parla? No, il silenzio era inteso come aspetto fondamentale della crescita delle persone. Quando una persona sta in silenzio, può pensare. Se due persone parlano e l'altra ascolta, sta in silenzio, può pensare. Fermarsi e stare un attimo in silenzio ci aiuta a sviluppare il pensiero.